Ragazzi, eccoci qua, buongiorno intanto. Allora, oggi lavoro da fare, cambiare gli ammortizzatori posteriori. Io in questo caso ho preso i Bilstein B4. Allora, cosa da fare? Smontare la ruota e ci serve una chiave per questa qua sopra da 19 o da 20. Ok, si vede? Ok, e per questo qua sotto una chiave da 16. Ok, allora, cosa molto importante da fare è togliere la ruota, cercare di svitare un po' questa qua e mettere la molla col crick sotto. Ok, primo. Secondo, il Bilstein qua bisogna fargli 5 pompate a mano, che così il gas comincia già a essere attivo. Adesso io in questo caso li ho già fatti precedentemente, 5-6. Allora, posiziono qua, vediamo se... ok. Cominciamo a mollare. Sono molto dure all'inizio. Io in questo caso le ho appena mollate un po' prima. Allora, prima di mollare tutto, salite qua. Cercate di togliere la chiave, perché sennò non riuscite a mollarla. Ok, dopo su un altro video vi farò vedere quelle davanti. Operazione molto semplice, ci vuole mezz'oretta di lavoro. La macchina ha 11 anni di vita, per cui potete capire che l'ammortizzatore in questo caso, vedete che veloce e che piano viene su, cioè completamente scarico, perda di olio ed è andato. Allora, pulire un po'. Non c'è niente qua. Anche qua. In questo caso uso il carbon cleaner, tanto per pulire la zona. Ok, adesso ho pulito le viti, ovviamente sono arrugginite dopo 11 anni di macchina e anche normale. Questa sotto non è che più di tanto, ma questa sopra. Allora, mettiamo nel suo alloggiamento. Non la stringiamo del tutto e poi
questa sotto, se vedete, aspetta, forse mi sono dimenticato un passaggio, magari non serve a niente, ma magari sì, io ci metto un po' di fermaviti. Appena magari non serve, ma come la macchina alla sua età. Ok, anche su sotto. Okay. Però su quello sotto in questo caso dobbiamo tirare su un po'. Il click della molla, perché se no non ci entra. In questo caso li chiudo finché posso, non a stringere a manetta, anche perché non serve più di tanto. Bene, questo è quanto. Non è una cosa molto difficile, non è una cosa che ti perde tanto tempo, e qua. Grazie, alla prossima. Ciao ciao.